Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti ragazzi. In questo video carichiamo la squadra, un breve video fatto perché la tensione è alta, quindi ho bisogno di discutere con voi di certe cose perché davvero il clima è infuocato. Stasera San Siro sarà una bolgia, stasera i tifosi del Milan saranno il 12° uomo in campo, a differenza di quello che succede nelle ultime partite, perché nelle ultime partite i tifosi sono il 12° uomo in campo, ma il 13° a favore degli altri è sempre l'arbitro. Quindi ragazzi, ci vediamo poi, vi voglio bene a tutti e sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao. Teniamo la squadra più forte che il mondo ha visto mai. Magico Milan, vinci per noi. Magico Milan e magico Milano. Ora che Milan è veramente forte, noi della Sud cantiamo insieme così. Forza magico Milan, forza lotta, vincerai. Non ti lasceremo mai. Ale. Ale, ale, Milan, ale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Dai ragazzi, ale, dai ragazzi, ale, 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 noi vogliamo questa vittoria. Noi vogliamo questa vittoria. Ragazzi, bentornati a Spasso col Tringa. Ragazzi, oggi bellissima giornata qua al mare. Allora ragazzi, potrebbe esserci un ballottaggio, però sicuramente la spunterà Leao, potrebbe essere un po' di pretattica. Qualche notizia viene fuori che Krunic potrebbe essere dirottato sulla sinistra al posto di Rafa, ma non penso proprio, penso che alla fine giocherà Rafa Leao. Ragazzi, ultima chiamata per il Milan quella di oggi, bisogna portare a casa il risultato. Sono sicuro che si può fare, ci credono i ragazzi, ci credono i tifosi, ci crediamo tutti. Sarà una partita impegnativa perché il Porto comunque è una squadra che può affrontare tutti, è capace di far giocare male tutti quanti. Io sono convinto che se c'è una squadra che può ribaltare tutti i pronostici è proprio il Milan. Questo Milan ci sta facendo vedere grandi cose fin da inizio stagione, ma soprattutto da un bel po' di tempo a questa parte. Tutti quelli che pensano che il Milan sia lì per caso, lo fanno giusto per buttare un po' di merda, per buttare un po' di fango e cercare di destabilizzare un po' l'ambiente. Un ambiente che non viene destabilizzato da queste cose, anzi tutt'altro, un ambiente che viene caricato da queste cose. Come dicevo qualche giorno fa, probabilmente invece adesso la classe mediatica italiana sta cambiando un po' rotta, invece che sminuire il Milan sta provando a mettere pressione. Oggi il Milan è dato come la favorita al campionato, come se dovesse passare per forza il turno. Ragazzi, il Milan deve giocarsi le sue partite una alla volta, come sempre, che è un po' quello che è il diktat di Stefano Pioli e di tutta la nostra squadra. Quindi calma, sangue freddo, non abbiamo ancora fatto nulla, non abbiamo ancora avuto i risultati che meritiamo, perché questo Milan merita dei risultati. Questo Milan, per quello che ha fatto vedere, meriterebbe il passaggio del turno, di passare in Europa senza nessun problema. Oggi il Milan è ancora a zero, questo Milan meriterebbe almeno 4 punti, perché poteva starci la vittoria contro l'Atletico, come poteva starci il pareggio contro il Porto al Dodragao lì in Portogallo. Secondo me il Milan, ma ha detto anche la legge dei grandi numeri ragazzi, dopo che hai tutta una stagione con episodi a sfavore per quanto riguarda l'Europa, è giusto anche che la legge dei grandi numeri sia un po' a nostro favore. Chiaramente la fortuna va dagli audaci, questo Milan è assolutamente audace. Quindi ragazzi, parliamo di tutte queste cose un'oretta prima della partita, quando faremo una grande live. Vediamo un po' chi sarà con me, sicuramente stasera saremo io, lo zio Peter Ambrogio, tutti quanti, perché io sono convinto che stasera festeggeremo i primi 3 punti in Europa e festeggeremo la nostra grande vittoria, il nostro grande riscatto e il nostro grande ritorno in Europa. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero. Ciao!
Posto spettacolare, ragazzi. Guardate che bello col sole stamattina. Ciao a tutti, a dopo.